Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale, io sono Nike. Questo è il secondo video delle 10 cose, cose che forse non sapete sul trono di spade. Eh, vi lascio il link del primo video sotto nell'info box. Cominciamo subito. Curiosità numero 1 che sarebbe poi la 11: Tutti ti odiano. Eh, se mi vedete con gli occhi bassi è perché mi sono segnata le curiosità su un foglio, dicevo: curiosità numero 11, tutti ti odiano. Eh, dopo la, la prima stagione, o dopo qualche puntata, non mi ricordo, eh, George Martin. O dopo la, premier, la presentazione, non mi ricordo. Comunque, eh, George Martin ha, ha mandato una lettera all'attore che interpreta Geoffrey Baratheon e gli ha detto testualmente: Complimenti per la tua interpretazione, tutti ti odiano. Curiosità numero 12: Meta Lupi. L'attrice Sophie Turner, che interpreta. Sansa Stark eh, ha adottato eh, la, il, metalup, il cane che interpreta il metalupo di Sansa, cioè Ari, um, Lady. Curiosità numero 13: nipoti famosi. L'attrice la nipo, che interpreta la moglie di Rob Stark è una pronipote di Charlie Chaplin, Curiosità numero 14: La guerra delle due rose, per, sia per la trama principale sia per altri fatti. Di narrati nei romanzi, George Martin si è ispirato a, ad eventi realmente accaduti. Per la trama principale della storia, cioè la, la guerra tra Lannister e Stark, si è ispirata alla, alla guerra delle due rose, che si è svolta in, in Inghilterra tra il 1455 e il 1485 tra, la, tra le famiglie dei Lancaster e degli York. È detta gola delle due rose perché entrambe le famiglie avevano una rosa sullo stemma. Quella dei Lancaster era rossa, e quella degli York era bianca. Eh, infatti anche i cognomi sono simili: Lancaster, Lannister, York, Stark. Poi, qui, curiosità numero 15: le nozze rosse e la cena nera anche per le nozze rosse in cui muoiono Robb Stark e Caitlyn, eh, Martin si è ispirato ad una cosa realmente accaduta. Infatti eh, è un evento eh, della storia scozzese, Qu questo lo leggo tutto perché è un po' lungo. Allora, eh, la cena nera si è, è avvenuta nel 1440, due potenti consiglieri del re bambino Giacomo II temendo l'influenza del giovane conte di Douglas, Invitarono quest'ultimo, insieme al fratello, nel castello di Edimburgo, per tendergli una trappola. Dopo un banchetto sfarzoso, al solo convenuto di una cornamusa, gli armati del re sbarrarono nel porto con le ace, mentre le due servi portarono in tavola la, su un piatto d'argento la testa di un toro, simbolo di morte. I due Douglas vennero tolucidati di fronte al re, nonostante le sue preghiere perché fossero risparmiati. Direi che è stata proprio una cosa. Carinissimo, insomma. Poi curiosità numero 16, nominations. La serie tv ha ottenuto numerosi riconoscimenti e numerose nominations, e in particolare nei primi quattro anni eh, si è aggiudicata 122 nominations e si è portata a casa 68 premi. Poi curiosità numero 17, Viserys, l'attore che interpreta Viserys Targaryen. E un proprio nipote di Charles Dickens. Curiosità numero 18. La barriera. La barriera è stata ispirata dal Vallo di Adriano. Curiosità numero 19. Cuore di cavallo. Eh, nella prima stagione si vede Daenerys che mangia un cuore di cavallo. Il cuore non è altro che un ammasso eh, gommoso di caramelle fatte della stessa sostanza eh, delle, degli orsetti di gomma delle caramelle. Curiosità numero 20: Padri famosi. L'attore che interpreta Sanius Baraten e il padre dell'attore che ha interpretato Tom Riddle da giovane nel film di Harry Potter. Questo è tutto, noi allora ci vediamo alla prossima. Ciao!